Ciao, oggi vi invito in questo salotto silvestre, che è anche uno dei miei angoli prediletti in questo bosco, per parlarvi di qualche cosa che mi sta molto a cuore nell'ambito della percezione, che è quello di cui mi occupo ormai da tanti anni. E dopo aver praticato diverse migliaia di letture dell'aura su tante persone, mi sono accorta che in ogni persona c'è un grande potenziale che ognuno riconosce solo in parte e che utilizza minimamente. E questo potenziale non è neanche umano, è qualcosa che appartiene al cosmo ed è qualche cosa che non ci può essere, non può essere attivato da qualcun altro, ma è qualcosa che è innato, che fa parte del percorso di ogni persona. Quello di cui vi sto parlando è una vera e propria tecnologia interiore, che spesso viene imitata anche dalla tecnologia che utilizziamo nel quotidiano. Un esempio, la telepatia è un mezzo di comunicazione e i nostri cellulari sono un mezzo di comunicazione. Certo, la tecnologia è utile se viene utilizzata in maniera cosciente e per sostenere la vita, però non dimentichiamoci anche di quelli che sono i nostri strumenti intrinsechi, quelli che già fanno parte di noi, altrimenti va a finire che ci impigriamo e tutte queste capacità rimangono inutilizzate ed è un vero spreco, sinceramente. Ecco. Questo potenziale di cui vi sto parlando, avrete capito che riguarda le capacità percettive e le capacità psichiche. Capacità, che non sono manifeste in tutte le persone. Ognuno avrà anche una predisposizione diversa rispetto alle proprie caratteristiche personali, però, tutti hanno questa possibilità. Tra l'altro, oggi con l'accelerazione frequenziale di oggi, in molte persone si attivano molto velocemente all'improvviso delle capacità di cui prima non si erano accorte. E anche questo è molto significativo, è importante considerarlo, avrà di certo un'utilità. Tutte queste capacità possono essere utilizzate sia per migliorare la nostra vita, nel senso che se affiniamo la nostra percezione e ne amplifichiamo, diciamo, l'utilizzo, avremo anche una maggiore chiarezza del nostro vissuto, di quello che ci accade e questo facilita anche le nostre scelte, ci sostiene nel fare delle scelte più sicure, più determinate, più adatte a noi. Però questo non basta, tutto questo potenziale non ha solo questo valore e questo utilizzo, ma ha anche una valenza esplorativa e conoscitiva, nel senso che ci può aiutare a conoscere meglio noi stessi. E infatti oggi più che mai è importante rivolgere lo sguardo verso noi stessi per conoscere la vita, per conoscere il nostro percorso spirituale e anziché rivolgersi sempre verso l'esterno, verso qualcuno o qualcosa. Ecco, quindi diciamo il messaggio che vi voglio lasciare con questo video di oggi è di dare valore e potenziare tutte quelle capacità che sono utili per dare anche un contributo e per poter sempre di più vivere in un mondo più sensibile. E ecco, per oggi è tutto e un saluto dal bosco. Ciao!